Sono 8 i punti monitorati quest'anno dalla goletta nelle acque dei laghi Trasimeno e Piediluco, sottoposti ad analisi microbiologiche. Tutti sono risultati nei limiti di legge. 5 punti sottoposti ad analisi nel Trasimeno e 3 nelle acque del Piediluco. E questa è in sintesi la fotografia scattata nella tappa Umbra dalla campagna di Lega Ambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani. I risultati sono stati presentati all'interno di una conferenza stampa, a cui hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Lega Ambiente Umbria Maurizio Zara, la portavoce Goletta dei Laghi Elisa Scocchera e l'assessore all'ambiente di Castiglione del Lago Fabio Duca. E allora, quest'anno è il 16º anno che veniamo sul lago Trasimeno e sul lago di Piediluco a fare i nostri monitoraggi sulla qualità delle acque per capire se ci sono delle criticità da un punto di vista di inquinamento microbiologico, da mancata depurazione. Quest'anno tutti i punti monitorati nei due laghi sono venuti entro i limiti e l'unico punto che rimane un po' critico è lo scarico del depuratore tra Tuoro e Passignano che per quanto riguarda il parametro delle enterococche intestinali risulta avere delle concentrazioni abbastanza alte che non sono normate, quindi non possiamo dire che questo punto esca da dei limiti, però comunque rimanendo alte le concentrazioni pensiamo sia un punto critico che dobbiamo continuare a tenere sott'occhio. Presidente, possiamo parlare di un bilancio positivo, no? Assolutamente sì, i dati che ci hanno restituito i monitoraggi ci parlano di due laghi, sia quello di Piediluco che quello di Trasimeno, che sono dei laghi microbiologicamente sani e quindi ambientalmente ottimi. Dobbiamo mantenere alta l'attenzione per preservare questo capitale naturale importantissimo che abbiamo, ovviamente. Abbiamo fatto anche una passeggiata in bicicletta per promuovere il territorio che sta intorno ai laghi e continueremo a fare questa attività di promozione perché sono luoghi splendidi e identitari della regione. Quindi venite a visitare questi laghi mantenendoli più possibile puliti e protetti da inquinamenti vari.